Signor Presidente della Repubblica, autorità, signore e signori, colleghi e cavalieri del lavoro, oggi è un giorno di festa. Riprende oggi, ed è un altro buon segnale per il nostro Paese, la tradizione degli incontri al Quirinale per la consegna delle insegne dell'Ordine al Merito del Lavoro e dei riconoscimenti ai giovani alfieri del lavoro. Grazie per averci accolto al Quirinale e per aver sempre manifestato vicinanza e partecipazione alla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Il successo delle loro imprese e l'eccellenza raggiunta costituiscono un elemento di grande rilievo per il Paese. Ricevere questa onorificenza è un riconoscimento e un impegno. Essa non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Un incentivo a fare sempre di più e sempre meglio. Ho parlato di valori, di lavoro, di impresa, di sviluppo socio-economico, di giovani e di futuro. Tutto questo oggi è di fronte a una questione ineludibile, la sostenibilità. La ripartenza è una strada nuova. Dobbiamo percorrerla con determinazione e con speranza. E il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la grande occasione che non possiamo perdere. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la ripresa post-pandemica ci danno l'occasione di portare avanti nel modo giusto le nostre ambizioni in materia di crescita e sostenibilità. Il Presidente Maurizio Sella, poc'anzi, lo ha detto con parole chiare, sollecitando sia le istituzioni a spendere bene le risorse con i progetti strategici, sia le imprese a fare la parte loro. È nostra responsabilità, individuale e come capi azienda, investire nelle soluzioni e sulle tecnologie attuali e su quelle che la ricerca renderà man mano disponibili in futuro, per determinare una decisa inversione di rotta. Nelle trasformazioni e nelle disruptions qualcuno vede preoccupazioni e rischi. Io, invece, a nome di tanti imprenditori cavalieri del lavoro, invito a vedere con ottimismo e fiducia le straordinarie opportunità che esistono e vanno trovate. L'Ordine al Merito del Lavoro compie 120 anni. Oltre un secolo di eccellenza imprenditoriale italiana, oltre un secolo in cui i cavalieri del lavoro, con visione, impegno e investimenti, hanno conquistato il futuro, agendo in modo anticipatorio. Ha dato lustro al Paese, a memoria di grandi intuizioni. I cavalieri del lavoro, che con le loro aziende rappresentano una parte eccellente dell'economia italiana, consapevoli dei loro doveri, operano come se avessero firmato un patto morale di responsabilità sul futuro del Paese, per continuare a migliorarlo in tutti i campi. Sono certo che questa storia continuerà con successo e che di fronte al passaggio impegnativo che siamo chiamati ad affrontare dimostreremo le nostre migliori qualità, come hanno detto sia il Ministro Giorgetti che il Presidente Sella, nell'interesse di tutti. I cavalieri del lavoro sono all'altezza del loro compito storico di promozione e supporto alla cultura del lavoro in una dimensione di sostenibilità e inclusività, nell'interesse di tutti. Grazie per l'attenzione.